prosegue l'impegno di FIAIP sui temi della riqualificazione energetica degli immobili. Da settembre fa parte del tavolo tecnico promosso dall'ABI. Quali sono i suoi obiettivi? L'obiettivo del tavolo è quello di diffondere la cultura dell'efficientamento e del risparmio energetico, è quello di incentivare l'accesso al credito per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica e sicuramente, legato sempre al tema del risparmio e dell'efficientamento energetico, quello di comunicare alla comunità che efficientare e risparmiare a livello energetico nelle proprie abitazioni non solo determina un minore impatto ambientale, non solo determina minori consumi privati domestici, ma contribuisce anche ad abbellire le nostre città e soprattutto determina un aumento dei valori di mercato degli immobili. Nel suo intervento a Credito al Credito 2019 ha richiesto al governo 3 azioni concrete per il settore immobiliare. Quali? Noi pensiamo che sia molto importante che il governo attui un piano nazionale sull'immobiliare che sia incentrato su una riforma organica e strutturale della fiscalità attraverso una riduzione e un riordino della stessa. Su tutti abbiamo una proposta molto concreta che è quella di consentire l'unificazione IMU-TASI ma con la deducibilità della stessa, quindi di questa unica tassa, nell'anno successivo anche per le persone fisiche e anche per gli immobili abitativi. Poi pensiamo che sia necessario riformare il comparto delle locazioni attraverso la liberalizzazione della durata delle stesse, attraverso la definizione del contratto di locazione come titolo esecutivo per facilitare il reintegro nel possesso e riteniamo che debba essere consentita all'inquilino di potersi dedurre il canone di locativo incentivando il pagamento dello stesso canone, quindi evitando ritardi nel pagamento. E poi riteniamo che ci sia necessaria una strategia nazionale sulle città che anche attraverso il confronto con le migliori esperienze europee possa definire un nuovo modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità ambientale, sull'innovazione tecnologica e sulla riqualificazione energetica, ma questo attraverso una visione integrata delle politiche urbanistiche che ricomprendono solo la politica della casa ma anche la politica della tutela dei trasporti, della tutela dell'ambiente e della sicurezza. Questo sì potrebbe effettivamente far ritornare l'investitore sia italiano che straniero a riacquistare immobili e quindi a valorizzare non solo il patrimonio immobiliare italiano ma far ripartire l'intera economia italiana.